c'è un punto che vorrei riprendere perché a me mi ha colpito. Io trovo che sia sbagliato, così la dico come la penso, introdurre quando parliamo di istruzione, quando parliamo di conoscenza, introdurre in un paese che ha un livello di diseguaglianze come il nostro la parola merito. Perché detta in quel modo lì, secondo me, rischia di essere uno schiaffo in faccia a tutti quelli che possono avere tantissimi meriti, ma che partono da una condizione di diseguaglianza assoluta che invece non gli permette eventualmente di utilizzare al meglio il loro merito. E penso da un certo punto di vista che proprio le proposte che noi qui abbiamo messo in campo partono da un elemento di fondo. Che mettere sullo stesso piano, diciamo, rimettere le persone nella condizione di poter dare il meglio di sé, vuol dire metterli nella condizione a partire dalla propria base di riferimento, da cui possono sostanzialmente partire. E da un certo punto di vista, proprio la funzione della conoscenza e della scuola deve essere quella di mettere nelle condizioni le persone di dare il meglio di sé, ma nello stesso tempo non di ma anche di mettere nelle condizioni tutti quelli che possono avere problemi diversi di non sentirsi con dei problemi, ma anzi di trovare la possibilità di una crescita, di un'integrazione e di uno sviluppo della propria azione. E io penso che questo, a proposito di concezione e di modello sociale, sia un punto di fondo, io credo, da cui partire. E in qualche modo a me pare che quello che abbiamo voluto dare oggi come primo contributo a una discussione sia un punto davvero molto importante e che vogliamo far vivere, insisto, nel rapporto con le persone e farlo diventare un elemento di mobilitazione. Grazie e buon lavoro a tutti.